semplicissima. Prepariamo la zucca alla cera. Come si prepara questa zucca, papà? Mettiamo un po' d'olio, un po' d'aglio a soffriggere. A soffriggere, due spicchi d'aglio a soffriggere nell'olio. Aggiungiamo questa zucca, che è la zucca ideale perché è una zucca poco farinosa. Ma perché esistono le zucche farinose? Esistono tantissimi tipi di zucche, non so quante decine, forse centinaia. È una zucca, questa qui è la zucca che si chiama campana. Ok. C'è anche un nome inglese che non sto a pronunciare, essendo la perché? Vediamo? La mia pronuncia. Dai, dai, siamo arrivati a 32 iscritti, dai, vediamo. Butternut. 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 Ed è la zucca, diciamo, proprio adatta per la frittura, per farla in questo modo. Per farla intanto nell'olio, poi. Perché deve un po' friggere la zucca, poi dopo si aggiungerà l'aceto. Com'è la butterbutt? Butternut. Butterbutt. No, no, butterbutt. Butterbutt e blatta. Butternut. Butternut. Con la n, no. Butternut. Una volta che l'olio inizia a soffriggere, aggiungiamo la zucca. La facciamo friggere. Friggere. Per quanto tempo? A fuoco abbastanza alto per avere il tempo. Il tempo di friggere, insomma. La zucca sta ben friggendo. Adesso facciamo la seguente operazione. Mettiamo il sale e l'aceto. Balsamico? Eh? Balsamico? No, 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 aceto rosso e vino. No. Quindi aceto di vino rosso. Se sì, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Arrivederci al prossimo video.